Ragazzi, buongiorno. Vi stupirete di vedermi qui perché non è una cosa abituale, ma non è neanche abituale quello che sta succedendo nel paese. Purtroppo dobbiamo stare tutti in casa e questa è una disposizione che dobbiamo rispettare, ma questo non ci limita a fare delle cose che possiamo fare tranquillamente in casa. Anzi, facciamo passare questo momento un po' di così. Di timori e di non tranquillità, magari divertendoci e continuando a giocare a baseball. Sì, questa è l'intenzione di quello che stiamo facendo. Potete fare tranquillamente le cose da casa, sarebbe evidente che sarebbe molto meglio essere in campo e divertirci in campo, ma in questo momento non si può fare. Però si possono fare delle cose a casa e quindi anche a casa si possono fare degli esercizi di baseball, delle cose molto semplici, ma che anche in compagnia o dei fratelli o delle sorelle o anche di mamma e papà o dei genitori si possono tranquillamente fare anche divertendosi. Abbiamo pensato per questo di mandarvi di fare una serie di video che troverete sul nostro canale YouTube del Modena Baseball, accedendovi dal sito. E per iniziare abbiamo avuto così la fortuna, diciamo, e l'esclusiva di avere dei video fatti dalla famiglia Piancastelli che voi conoscete, dove c'è l'Erika Piancastelli che è campionessa d'Europa e prossima a partecipare alle Olimpiadi a Tokyo, con i genitori, con il papà e la mamma, che sono la Loredana e Pierre, che da sempre sono nel mondo del baseball e anche loro sono giocatori a dei livelli altissimi. Quindi loro ci hanno mandato questi video con degli esercizi molto semplici che si possono tranquillamente fare in casa, anche divertendosi. Ecco, nell'attesa di vederci in campo, che è sicuramente la cosa che tutti vogliamo ed è la cosa migliore, provate in casa a fare questi esercizi, li potete fare in casa, chi ha la fortuna di avere una casa da solo può tranquillamente farli in cortile contro un muro e vi dico soltanto che in un video che vi troverete, ce ne sono due di esercizi, in un video che vi troverete, tutta la famiglia Piancastelli batte con la mazza in casa, hanno predisposto un telo dove colpire la palla e tranquillamente si può provare a fare. Ecco, se non avete la mazza o se avete paura di rompere qualche vetro, lo stesso esercizio si può fare anche senza la mazza, colpendo la pallina con le mani. Molto semplicemente, adesso vi faccio vedere come si può fare. Se qualcuno o anche voi vi buttate la palla con una mano, con l'altra potete colpire la palla e buttarla contro a un telo, contro qualche cosa. Lo potete fare con la mano destra, ma lo potete fare anche con la mano sinistra. Quindi colpite la palla con la mano sinistra. In questo modo. Per rendere la cosa più divertente, eventualmente potete fare una gara mettendo un cesto, un canestro, un bersaglio, ecco, attaccato al telo e chi lo colpisce, magari se giocate in famiglia, chi lo colpisce ha un punto e magari dopo 5-10 punti si vince. Chi arriva prima a 10 vince. Ok, detto questo, non voglio più. Non voglio più continuare a parlare io, ma guardate i video. Cercate di divertirvi prossimamente, vediamo di farne altri. E nell'attesa aspettiamo che questa situazione passi. Vi ricordo che i video li trovate sul nostro sito internet, www.modenabaseball.it. Nella home page in alto sulla destra vi trovate il link canale YouTube. Se cliccate su quello si apre YouTube del Modena Baseball, che è nuovo, l'abbiamo appena fatto e lo inauguriamo con queste cose. Potete andare a vedere nella playlist i video che vi dicevo prima. Vi saluto, ci vediamo molto presto, speriamo, e divertitevi anche a casa. Ciao, un saluto, ciao.